Ciao ragazzi e bentornati sul canale. Oggi sono veramente felice perché finalmente realizzo un video che ho in mente da diverso tempo. Chi mi segue sa che stavo studiando per apportare qualche piccola modifica ai miei contenuti e oggi è uno di quei giorni in cui vi proporrò una novità. Infatti, come avrete sicuramente dedotto dal titolo, oggi è un video particolare perché è un Get Ready With Me in cui vi parlerò di un qualcosa riguardante la storia del make-up, ovvero di come è nato e si è evoluto il rossetto rosso nel corso del tempo, della sua storia. Questa idea mi è venuta perché ultimamente trovo che i contenuti make-up siano un po', come dire, rarefatti e poco aderenti alla realtà, perché comunque la gioia un po' del truccarsi viene meno, c'è meno esigenza, meno interesse ai nuovi prodotti e quindi, siccome spesso siamo chiusi, quindi abbiamo anche voglia di passare il tempo, quindi magari torniamo un po' sui film, sulle letture, i podcast, quindi ho pensato di unire un po' tutte queste cose, quindi farvi compagnia truccandomi sempre, però fornendovi qualche contenuto un po' più intrattenitivo che voi magari possiate sia guardare ma anche ascoltare mentre fate altro. E all'inizio volevo fare solo un video in cui parlavo. Il mio amico Emanuele mi ha detto: ma scusa, ma perché mentre parli non ti trucchi? Almeno unisci un po' le due cose, cioè mostri i prodotti, fai comunque quello che è il tuo lavoro, quello per cui sei su YouTube, però invece di parlare, non lo so, dell'aria fritta, parliamo di queste cose così, sperando quindi di fornirvi uno spunto di conoscenza e creare ovviamente un bel dibattito qui giù nel box dei commenti, e allo stesso tempo provare però le novità, i nuovi prodotti e divertirci insieme. Quindi assolutamente stoppate adesso il video e fatemi sapere che cosa ne pensate. Iscrivetevi immediatamente al canale se non lo avete ancora fatto e fatemi sapere alla fine del video quali sono i prossimi contenuti che vorreste vedere in questo format. Quindi partiamo subito col truccarci e vi farò vedere comunque alcune novità e mi raccomando rimanete fino alla fine perché vi farò vedere quali sono i miei top 5 rossetti rossi da avere. Cominciamo subito. Allora, eccoci qua, non sarò particolarmente zoomata appunto perché vuole essere un Get Ready With Me così molto sciallo, quindi prendetela così e inizio subito con il preparare la mia pelle. Allora, il rossetto rosso, da che mondo è mondo, in quasi tutte le civiltà simboleggia forza, fecondità, vitalità, probabilmente per la sua, diciamo, assonanza con il colore del sangue, no? Che comunque ha da sempre una simbologia legata alla vita, allo scorrere della vita, no? E soprattutto nelle civiltà orientali, specialmente in Asia e in India, il colore rosso simboleggia la passione, l'amore, infatti è un colore molto utilizzato anche durante i matrimoni, sia nell'abbigliamento che nel trucco. Fun fact, per chi mi seguisse da poco, io al mio matrimonio indossavo un rossetto rosso, proprio lacca, e anche le unghie erano rosse, perché proprio credo che sia il prodotto che più mi rappresenti. Se io dovessi scegliere un prodotto tra i miei preferiti sarebbe sicuramente il rossetto rosso. Ok, adesso procedo con il primer e soprattutto una cosa che ho trovato molto curiosa è che il rossetto rosso storicamente ha sempre subito delle impennate di vendita nei periodi di crisi. Ed è una cosa che mi ha fatto molto riflettere, anche legato al momento storico che stiamo vivendo. Ahimè,
La storia non si sta ripetendo, ma solo a causa delle mascherine. Ma sicuramente nel corso della storia, poi vedremo esattamente in quale periodo, il rossetto rosso è stato maggiormente pubblicizzato, utilizzato e acquistato in momenti storicamente molto molto duri, come le grandi guerre. Oggi indosserò un fondotinta che sto testando per recensirvelo e è un po' scuro, ve lo anticipo, quindi non vi spaventate. Ci sono delle testimonianze antichissime della presenza del rossetto rosso in culture veramente primordiali, dove esso veniva ricavato con metodi tutt'altro che cruelty free. Infatti venivano triturati i poveri animaletti, la cocciniglia, da cui usciva questo pigmento, che tra l'altro credo che sia un pigmento ancora utilizzato. Il primo rossetto prodotto, diciamo, in serie a livello industriale fu di Chanel e la data era il 1924, quindi parliamo di tanti tanti anni fa, e il colore era proprio rosso. Ma perché proprio il rossetto rosso? Cioè, noi comunque quando immaginiamo le dive del passato le immaginiamo sempre con il rossetto rosso, e questo non è un cliché ma un escamotage tecnico che veniva utilizzato al tempo, dal momento che i film, le fotografie, essendo tutte in bianco e nero, il trucco per risaltare doveva avere delle colorazioni particolari, e il rossetto rosso in bianco e nero si vede tantissimo, le labbra sembrano quasi prugna, nere, e questa quindi è la motivazione per la quale il primo rossetto fu proprio rosso. Quindi per la l'assonanza con le dive dei film muti e poi più avanti del cinema, dei grandi divi degli anni 40 e 50, esso veniva comunque associato ad uno star system, comunque al mondo degli artisti, alla sensualità. Solo più avanti esso iniziò ad avere anche una connotazione di carattere sociale. Adesso proviamo il Pro Light Concealer nuovo di Mesauda nella colorazione P01. Infatti ultimamente la gamma colori di questa linea si è ampliata con delle nuove nuance. Questa nello specifico, vedete, è molto aranciata ed è indicata per andare a coprire le occhiaie. Sinceramente ho qualche dubbio che possa funzionare su incarnati molto chiari, è la prima volta che lo provo. Vediamo un po'. Allora, la formula è sempre molto fondente, facile da applicare e sfumare. Comunque, vabbè, ci farò sicuramente un video su questi nuovi correttori, quindi li testerò ancora un pochetto e poi ve ne parlerò. Per andare a coprire e quindi a illuminare il contorno occhi vado con il V35, è sempre della linea Pro Light. Anche questo mi sembra avere un colore un po' non proprio esatto per me, però vediamo un attimo come si comporta. Sulle altre zone del viso vado anche qui con un prodotto Mesauda, questo è il One Stroke nella colorazione C50. La sua texture è un pochino più presente, però è sempre un prodotto cremoso. Va bene magari dove volete un po' più di copertura. Adesso faccio un po' di sculpting con una colorazione nuova degli One Stroke, e questa è la S02. Che come potete vedere è un po' freddina, la forma anche aiuta. All'inizio del Novecento, quando le donne iniziavano ad affacciarsi al mondo, diciamo, fuori casa, quindi iniziavano a prendere coscienza di sé, il rossetto rosso iniziò ad avere anche appunto una valenza di empowerment, di affermazione della donna. E la persona che più ha aiutato, ha simboleggiato, ha spinto a questa rivoluzione fu Elizabeth Arden. Ha avuto un ruolo veramente importantissimo.
nell'unione tra l'aspetto cosmetico e sociale, appunto, dei trucchi. Pensiamo che lei è stata la prima donna ad aprire una bottega, un negozio sulla Quinta Strada, e all'epoca era una cosa veramente molto improbabile e quasi strana, disdicevole, che una donna avesse un proprio business in una zona, tra l'altro, così, come dire, pulsante della città. E fu proprio sulla Quinta Strada che avvenne la joint venture, la prima joint venture tra un movimento femminile e un cosmetico. Infatti, prima del 1920 in America non era previsto che le donne votassero, e quindi prima dell'emanazione del 19° emendamento nel 1920 le donne combattevano per il diritto al voto. E queste donne, che appunto si battevano per il suffragio universale, venivano chiamate suffragette. E non era raro, appunto, che delle manifestazioni femminili avvenissero nel centro di New York e anche davanti al negozio proprio di Elizabeth Arden, che subito si fece portavoce di questo movimento. E a supporto di questo movimento, come appunto simbolo di solidarietà femminile, nacque il Red Door Lipstick, che essa distribuì a tutte le ragazze, a tutte le suffragette che transitavano di fronte al suo negozio manifestando per il suffragio universale. E quindi, anche dopo che il suffragio universale venne dichiarato nel 1920, indossare il rossetto rosso comunque era simbolo di appunto emancipazione femminile. Ma di lì a poco avvenne, diciamo, veramente una rivoluzione vera e propria. Infatti il mondo si stava piano piano avvicinando a grandi passi alle grandi guerre. Elizabeth Arden continuò in questa sua battaglia, in questo suo impegno, diciamo, nella creazione di questi rossetti che avevano così una valenza forte. Infatti, se prima le donne negli Stati Uniti avevano comunque delle attività dentro e fuori casa, è con l'avvento appunto degli anni 40 e quindi della Seconda Guerra Mondiale che le donne per la prima volta vengono ingaggiate proprio come parte attiva a mansioni che prima erano poco immaginabili per una donna, quindi vennero impiegate nelle industrie belliche, vennero impiegate come infermiere da campo, e anche iniziarono a lavorare proprio all'interno dell'esercito, non ovviamente combattendo, ma comunque svolgendo delle mansioni all'interno della situazione bellica. E voi direste: queste avevano tempo da perdere? Oppure poteva essere considerato accettabile, non so, pensare al trucco e parrucco? Ebbene sì, ed è una cosa che anche io ho trovato molto affascinante e incredibile, insomma. Infatti, il rossetto rosso in quel momento venne, come dire, consigliato alle donne che lavoravano all'interno dell'esercito oppure appunto nell'industria bellica, venivano incoraggiate comunque a truccarsi e a indossare questo colore sgargiante sulle labbra come simbolo di ottimismo per infondere anche ai militari, alle truppe, gioia e bellezza. E quindi, appunto per questo, Elizabeth Arden nel 41 fa uscire il Montezuma Red, cioè un rosso specifico per le donne in guerra, una cosa incredibile. Addirittura il governo proprio commissionò in larghissima scala a Elizabeth Arden la produzione di un rossetto specifico per le donne impiegate nelle attività militari. Proprio veniva dato loro un kit con dei prodotti da poter utilizzare sul lavoro, un po' come le nostre assistenti di volo adesso, no? Che comunque hanno una sorta di uniforme a cui abbinare comunque un look specifico. Eccomi fatto sopracciglio off camera perché è un lavoro. Ma procediamo con il trucco occhi, vi faccio vedere qualche novità targata Revlon, anche se ovviamente il focus del trucco di oggi saranno ovviamente indovinate.
Le labbra rosse. Allora, andando invece nell'epoca moderna, quindi arrivando, veleggiando sugli anni 90, tanto applico questo paint pot di MAC. A proposito di MAC, arriviamo negli anni 90 dove il brand dette un contributo veramente importante alla diffusione del rossetto rosso sia come it cosmetic ma anche come simbolo. Infatti nel 1990 MAC già era comunque un brand piuttosto famoso e professionale, e la sua ascesa subì un'impennata dal momento che l'astro del pop, che in quei periodi viveva appunto anch'essa una fulgida carriera, ovvero Madonna, iniziò ad interessarsi fortemente al brand, tanto che fece anche delle apparizioni dove indossava una t-shirt con il logo di MAC impresso. Adesso prendo questo colore qui, bellissimo, da questa palette di Revlon, e quindi insomma manifestò da sempre una certa simpatia per il brand, fino a quando appunto nel 90, preparando il suo famosissimo, celeberrimo Blonde Ambition Tour, per intenderci quello con i costumi di Jean-Paul Gaultier e l'iconico reggiseno a punta, praticamente mentre preparava questo tour mondiale, chiese a MAC di realizzare una colorazione customizzata per lei da indossare appunto con questi costumi per tutta la durata del tour. Ovviamente MAC non se lo fece ripetere due volte e formularono quello che veniva definito un Intense Red Matte Lipstick, che poi successivamente divenne famosissimo come Russian Red. Quindi Sava Sandir, tour mondiale, Madonna indossa questo rossetto che va sold out ovunque, quindi diventa praticamente introvabile. Vado con questo eyeliner sempre di Revlon, e quindi in questa situazione sia il brand MAC che il rossetto Russian Red vivono una sorta di incoronazione. Sempre parlando di MAC, nel 94 viene istituita la fondazione Viva Glam, che è tuttora in essere, vale a dire una fondazione a sostegno della lotta all'AIDS. Negli anni 90 l'AIDS visse veramente un periodo di fortissima espansione, ahimè, e se negli anni precedenti, quindi negli anni 80, essa era vissuta ancora come uno stigma, una cosa da nascondere, dopo morti eccellenti come quella per esempio di Freddie Mercury, tutta l'opinione pubblica iniziò ad interessarsi all'argomento e anche i brand iniziarono a parlarne per cercare di, diciamo, eliminare lo stigma e far capire che era una malattia che poteva colpire tutti e che la ricerca andava assolutamente supportata. Come vi dicevo, la fondazione Viva Glam è tuttora presente e vengono praticamente prodotti dei rossetti in edizione limitata, e il Viva Glam 1 fu il primissimo rossetto della categoria ed era ovviamente rosso. Il testimonial di questa campagna avveniristica era RuPaul, che penso tutti voi conosciate, comunque era all'epoca ed è tuttora una drag queen conosciutissima che si fece portavoce di questa campagna. Ecco qui, ho sfumato leggermente l'eyeliner perché lo trovavo un po' netto, e continuo applicando sempre di Revlon il loro nuovissimo mascara su Fierce Bead Backlash. Molto carino il pack, piccolino lo scovolo, cioè non lo scovolo, è piccolo la lunghezza dello scovolo. Ritornando quindi al mondo dello Star System, dopo appunto l'avvento di Madonna e di questi personaggi che si facevano portavoce, volti comunque di campagne dove il rossetto rosso era il protagonista, molti artisti, molte cantanti nel corso degli anni hanno fatto della propria shade di rossetto rosso uno status. Pensiamo per esempio anche a Gwen Stefani,
anch'essa Addicted del Russia Red più la matita Cherry. Il truccatore di Taylor Swift spesso segnala i prodotti che usa su di lei e abbiamo un rossetto rosso di NARS che si chiama Dragon Girl. Anche per incarnati scuri abbiamo dei rossetti rossi fantastici tipo Lupita Nyong, che utilizza lo Chanel Rouge Allure Pirate. È una colorazione che lei utilizza spessissimo, cioè, o meglio, che i suoi truccatori utilizzano spessissimo. Addirittura nel 2014 Urban Decay fa uscire una collezione tributo a Pulp Fiction e tributa a Mia Wallace, il personaggio di Uma Thurman nel film, un Mia Wallace Revolution Lipstick, per l'appunto rosso. Questo mascara è molto bello. Tornando alle battaglie per i diritti sociali e civili, nell'ultima decade il colore rosso, il rossetto rosso, è stato appunto simbolo anche nel nostro bel paese di lotta alla violenza sulle donne. In Cile nel 2018 ci fu una protesta sociale molto importante, il cui simbolo furono appunto le labbra rosse e una fascia nera, e anche in una protesta in Nicaragua nel 2018 si indossava appunto il rossetto rosso come simbolo. È arrivato adesso il momento di farvi vedere i miei 5 rossetti rossi preferiti e poi di applicare quello che ho scelto per oggi. Ecco qui, questo è il Ruby Woo di MAC, rossetto storico che si differenzia dal Russian Red, il suo sottotono più caldo, mentre invece Russian Red all'interno ha una punta di blu, quindi più adatto ad incarnati freddi. Questo qui quindi è il Ruby Woo. La sua texture è una retro matte, quindi la texture più asciutta e più opaca di MAC Cosmetics. E l'iconica matita che vi viene abbinata è la Cherry di cui vi parlavo prima, che va bene sia per il Russia Red che per il Ruby Woo, anche se in realtà ha una punta un pochino più scura, diciamo, rispetto a Ruby Woo. Altro rossetto iconico, più moderno diciamo, è il Velvet Ribbon di Lisa Eldridge. Lisa Eldridge è una delle donne che più mi ispira e che più mi affascina di tutta la beauty community mondiale, penso che sia il mio spirito guida, e quando è uscita la sua collezione di rossetti io non ho potuto fare a meno di acquistarne uno, più che altro per collezionismo. Il pack di questi rossetti è lusso puro, con il suo logo che io trovo pazzesco inciso sul tappo. E la sua texture è una texture assolutamente vellutata, incredibile dal vivo, tempestata di una specie di trama, è fantastico. E sulle labbra risulta pieno e assolutamente vellutante. Potete vedere, questo è il Ruby Woo e questo invece è il Velvet Ribbon di Lisa Eldridge. Il Velvet Ribbon è molto più scorrevole, più sedoso, più perfezionante, e anche se il colore devo dire che è molto simile, forse il Ruby Woo ha una punta leggermente più ciclamino, più squillante all'interno. Quello di Lisa Eldridge è proprio un rosso puro. Altri due rossetti meravigliosi che ho scoperto di recente sono di un'altra donna dello showbiz super super powerful ed ispirazionale ed ispirante, ovvero Huda Beauty. Huda Kattan è una imprenditrice, una beauty lover, makeup artist degli Emirati Arabi, credo, non vorrei sbagliare, non so se è degli Emirati Arabi o irachena, mi devo informare. E i suoi Power Bullet sono dei rossetti meravigliosi. Io ne ho presi due in formato piccolo e devo dire che li adoro. E il Cinco de Mayo è un rosso caldo, pieno, da passionaria, veramente lo amo, cioè hanno una texture questi rossetti pazzesca, scorrevole, sembrano burro ma allo stesso tempo si fissano e durano tantissimo sulle labbra. E poi Promotion Day, che è invece un rosso un po' più freddo e più pieno, più intenso. Possiamo forse dire che questi possano essere il dupe di Russian Red e Ruby Woo. Infatti uno è più caldo e l'altro è più freddo e anche un po' più pieno. Come non citare poi uno dei rossetti più belli secondo me del panorama italiano, ovvero Sultry di Mesauda Extreme Matte, un rossetto che veramente quando lo mettete la gente tipo
veramente è uno showstopper. Rossetto liquido a lunghissima tenuta, super super brillante, un rosso veramente pomodoro, oserei dire semaforo, cioè proprio super super bello. Ha una punta, se vogliamo, non dico fluo, però quasi, e sulle labbra dura tantissimo, le fa apparire piene, rimpolpate. Probabilmente se lo avessi conosciuto prima avrei indossato questo al mio matrimonio. Comunque il rossetto che ho deciso di indossare oggi è il rossetto di Lisa Eldridge, perché per me, appunto, come vi ripeto, lei è veramente un simbolo di forza, di femminilità, di gentilezza, una classe ed una professionalità veramente di altri tempi. Io la considero veramente un'ispirazione per me, quindi voglio tributare questo video a lei. PS, questo rossetto è l'unico prodotto che non metto su nessun'altra persona che non sia io. Un po' perché è un pezzo da collezione e un po' perché mi piace metterlo dal bullet. Bene ragazzi, allora questo video finisce qui. Io sono stata veramente molto contenta di averlo girato perché mi sono divertita e mi sono rilassata e soprattutto ho avuto l'impressione di veicolarvi qualcosa. Ecco, quindi questa sensazione di non realizzare video vuoti o tanto per o solo per mostrarvi cose, credo che sia un modo di comunicare vero, autentico, e spero che vi possa appunto arrivare e lasciarvi quel qualcosina in più. Quindi importantissimo il vostro feedback, mi raccomando fatemi sapere assolutamente cosa ne pensate di questo video, lo sapete ci tengo sempre al vostro parere, ma in questo caso ancora di più, perché appunto è una novità che ho deciso di portarvi, e chiaramente quando ci sono questi video nuovi ho sempre molto bisogno del vostro supporto, quindi mi raccomando, oltre a vedere il video e lasciare un mi piace e un commento, condividetelo su WhatsApp, su Facebook, perché mi farebbe molto piacere che in molti lo guardassero. Quindi se il video vi è piaciuto, appunto, lasciatemi un feedback, io spero che ce ne saranno tanti altri simili a questo, fatemi sapere appunto se ci sono anche degli argomenti che vorreste che io trattassi. Per ora vi mando un bacione e vi aspetto la prossima volta. Ciao!